questa notizia non è recentissima, anzi piuttosto datata, ma voglio comunque metterla nel mio taccuino perché queste immagini strane che ci arrivano da altri pianeti mi hanno sempre affascinato. Parliamo di Venere. Venere non è come Marte. Su Marte ci potrebbe anche essere la vita, potremmo anche camminarci abbastanza agevolmente, ma qui ci troviamo su un pianeta molto inospitale. Ha una temperatura superficiale di 400 e passa gradi centigradi, mentre la pressione atmosferica è 92 volte quella della Terra. Quindi diciamo che è un ambiente assolutamente impossibile da sostenere. Tant'è vero che le due sonde che sono atterrate ci hanno lasciato i bulloni. Sto parlando di Venera 13 e Venera 14, due sonde russe lanciate negli anni 80 a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, che sono arrivati sul pianeta. Sono riusciti pure a scattare delle foto, ma poi dopo poco tempo sono andati in avaria proprio a causa di questa atmosfera corrosiva e temperature elevatissime, per cui non hanno più funzionato. Dovevano fare delle trivellazioni, ma sono riuscite solo a scattare poche foto. Una di queste è quella del granchio, mi sembra veramente un granchio quasi meccanico, che ha tenuto il fiato sospeso per parecchio tempo. Gli astrofisici, i planetologi del tempo che studiavano queste immagini, come mi sembrava interessante inserire nel mio taccuino scientifico, anche queste immagini piuttosto datate. Nonostante queste caratteristiche ostili del pianeta Venere, c'è da dire che tempo fa alcuni scienziati hanno anche ipotizzato che ci potesse essere della vita, soprattutto negli alti strati dell'atmosfera, dove c'è molto zolfo. Infatti l'atmosfera è ricca di acido solforico. Immaginate un po' che tipo di ambiente piacevole può essere questo pianeta. Beh, comunque potrebbero esserci dei batteri che utilizzano lo zolfo per poter sopravvivere. Pianeta ostile, pianeta che è il cruccio di tutti gli esobiologi e dei planetologi, proprio per le sue caratteristiche estremamente ostili. Venere rimane avvolta dal suo mistero, pur rimanendo il pianeta più bello illuminato dal sole, e infatti gli antichi gli diedero questo nome proprio in virtù della sua bellezza, del suo splendore. Grazie, alla prossima.